Della saggezza dello sciamano. Angakan viene da un piccolo villaggio della Groenlandia e sin dall'infanzia è stato istruito alle arti dello sciamanesimo. È stato istruito così senza esserne consapevole sin da bambino, finché verso l'adolescenza divenne consapevole del suo potere di guarigione. E negli anni seguenti è stato invitato dagli anziani del suo villaggio a salire sulla montagna, il termine che nella tradizione sciamanica sta a indicare l'inizio del viaggio sciamanico, dell'iniziazione. Ed è così poi che ha sviluppato la sua capacità di dialogare con la natura, con gli uomini, diventando anche un diffusore delle problematiche ambientali del suo paese, perché la Groenlandia a causa dei cambiamenti climatici sta vivendo in prima persona e con grandi problemi lo scioglimento dei ghiacciai. Il fatto che Angakan provenga dalla Groenlandia non vuol dire che lo sciamanesimo sia una pratica limitata solo a quel paese. In realtà lo sciamanesimo ha costituito la prima esperienza, il primo tentativo dell'uomo di dialogare con la dimensione transpersonale, di dialogare con la natura, con gli elementi naturali. E in questo modo è stata presente, anche se con forme e esperienze molto diversificate, in tutti i paesi del mondo. E anche nel bacino del Mediterraneo lo sciamanesimo era molto praticato. Fino agli inizi del secolo scorso si trovavano delle tracce, delle pratiche anche da noi qui in Italia. Il fenomeno del tarantismo nel Salento è una di queste tracce e che racchiude in piccolo tutte le fasi e tutti gli elementi della pratica sciamanica, lo stesso uso del tamburo, della pizzica, che è diventata negli ultimi anni così un ballo molto di moda. E nient'altro che la divulgazione di queste pratiche sciamaniche che servivano, avevano allora capacità di guarigione. Che fine ha fatto lo sciamanesimo poi? E purtroppo con l'avvento delle religioni istituzionali, con religioni che sono molto strutturate, queste religioni hanno avuto il sopravvento, molti praticanti dello sciamanesimo sono stati addirittura perseguitati. E quindi oggi lo sciamanesimo si trova soltanto in piccole aree del mondo, nella giungla dell'Amazzonia, nell'estremo nord della Siberia, in Groenlandia, laddove le religioni istituzionali non sono riuscite a occupare tutti gli spazi. E oggi che le religioni stanno diventando un motivo di divisione tra gli uomini, oggi che ci sentiamo senza radici e spaesati, e lo sciamanesimo può essere una possibilità di riconnessione con l'universo, con la nostra essenza, con le nostre radici. Ecco, quindi l'insegnamento di Angakan ci può servire per riconnetterci con la parte più profonda di noi stessi. I'm from Greenland. I grew up in a small village of Kahvat. Io vengo dalla Groenlandia e sono cresciuto in un piccolissimo paesino. And my family has lived there for more than 5,000 years. E la mia famiglia è vissuta là per più di 5,000 anni. We still have a house which is more than 500 years. Ancora c'è una casa là che ha più di 5,000 anni.
Nel libro La saggezza dello sciamano parli del tuo lavoro, ma cosa vuol dire oggi essere uno sciamano nella società di oggi? I'm not quite sure what it means, but I was raised to be one. Non sono sicuro sapere che cosa vuol dire, ma sono stato educato per essere uno. But now I have nobody behind me or the old people. Adesso non ho più nessuno dietro a me dei vecchi. Except for my grandmother's daughter's grandmother's sister's daughter. Tranne la figlia della figlia di mia nonna. So della sorella di mia nonna. There's scusate. Nobody else I can ask. Non c'è più nessuno a cui posso chiedere. But I was trained for 58 years. Mi sono stato educato per 58 anni. Then I was asked to go to a big mountain. Poi mi hanno chiesto di salire su un grande monte. And then I had to talk to the man who made us. E poi lì ho dovuto parlare con l'uomo che ci ha creato. And to do it loud. E di parlare ad alta voce. I was alone. Ero da solo. And for 25 to 27 hours. E per circa 25-27 ore. I told him about me. Gli ho parlato di me. Then I finished. Poi then I went home. Ho finito e sono tornato a and casa. And then medicines started to come. E poi sono arrivate le medicine. These are my strengths. Queste medicine sono la mia forza. Here in Europa, you use tablets for headaches. Qui in Europa voi usate delle pasticche per il mal di testa. In my world, nel mio mondo, I get medicine. Ricevo delle medicine. Which makes me stronger. Che mi rendono più forti. And now I'm almost 70 years old. Adesso che ho quasi 70 anni. And I can still climb mountains. E posso ancora salire sulla montagna. I can still travel the world. Ancora posso viaggiare il mondo. So it's really interesting how much importance the medicine have become. Perciò è molto interessante quanto sono diventate importanti le medicine. The old people say that if I don't believe in me, i vecchi dicono se io non credo in me, in me the medicines will not work. Le medicine non funzioneranno. I had to learn to believe in me. Devo imparare a credere in me stesso. And it is interesting to realize that the moment I believe in myself, ed è molto interessante vedere che nel momento che io credo in me stesso, the world around me changes. Il mondo intorno a me cambia. Be the guide for the people. E essere guida per le persone. One very important teaching. Un insegnamento molto importante. I received is never follow somebody. Che ho ricevuto io è non seguire mai nessuno, perché quando segui qualcuno, all you see is their back. Vedi soltanto la sua schiena. But the one you follow. Ma a quello a cui segui. One day will fall. Prima o poi cadrà. And then you will look at something. E poi vedrai qualcosa. Which you know nothing about. Di cui non sai niente. And when you ask the old people, e quando chiedi ai vecchi, ma che cosa vedrò? They say, dicono, your future. Il tuo futuro. That's why it is so important that I cannot be in the front. E per quello è così importante che io non posso essere davanti. I am no different than you. Non sono diverso da te. So we will walk side by side. Perciò andremo uno accanto all'altro. So thus, that's the most important thing as a shaman. Questa è la cosa più importante come sciamano. I am no different non, than you. Non sono diverso da te. The intention is that I will guide. L'intenzione è che io guido. Because in your life, perché nella tua vita, like everybody, come tutti, you have many many choices. Hai molte scelte. As a shaman, come sciamano, because I read your energy, perché posso leggere I la tua energia, posso vedere la tua aura, and I read it, e posso leggerla. Then I can guide you which is io best posso guidare for you to walk. A quale strada è la migliore per te da prendere. And I will let you walk, e poi ti lascio camminare until you come home to you. Finché non sei tornato dentro te stesso. Then I know you good. Allora so che
vai bene. Concretamente come si svolge il tuo lavoro di guarigione? You know, when I grew up, quando sono cresciuto, I would touch somebody, toccavo altre persone, but then I would become very sick. Poi però mi sono ammalato io. So I asked my grandmother, allora ho chiesto a mia why nonna, do I become so sick? Perché io mi ammalo, sto così male quando ho toccato un'altra persona. And she looked at me with a beautiful smile. Lei mi guardò con un sorriso bellissimo. She said, change your intention. E disse, cambia la tua intenzione. So when I realized that if I touch you in a good way, ho capito che quando ti tocco in un modo buono e lavoro con la tua energia, then I don't get sick. Io non sto più male. Before that, I would get all the sickness out of you. E prima prendevo praticamente tutto il male da te e l'ho tenuto dentro di me. Our capacity for healing, la nostra capacità di guarire in our body nel and nostro in our spirit corpo e nel nostro spirito enormous. È enorme. It's just that you and I, we depend on medical doctors today. È solo che noi ci siamo resi dipendenti da medici. We forgot the beautiful ceremony. E abbiamo dimenticato la bella cerimonia. By the grandmothers of Italia. Delle nonne dell'Italia. They knew much more. Loro sapevano molto di più. Than medical people. Dei medici di oggi. And that's how I work. E questo è il modo come lavoro io. E nel tuo ultimo libro dedichi molto, molto spazio alle cerimonie. Perché pensi siano così importanti? My grandmother says that life is a ceremony in itself. Mia nonna dice la vita in se stessa è una cerimonia. Worthy celebrating with a ceremony. Degna essere celebrata con una cerimonia. Which means that our life. E questo significa che la nostra vita è degna essere celebrata con una cerimonia ogni singolo giorno. And my grandmother says, e mia nonna dice, when the ceremony loses its spirit, quando la cerimonia perde il suo spirito, it will become a ritual. Diventa un rituale. And the world as it is now, e il mondo come oggi is full of rituals. È pieno di rituali. And you can see that e lo puoi vedere da tutte le parti. The only place I have not been to is Australasia. L'unico posto che mi manca ancora da vedere è l'Australasia. Se no sono stato dappertutto intorno al mondo. How we have lost the ceremony. E potete vedere come abbiamo perso la cerimonia. The interesting, the people of Moses. Cioè, interessante la gente di Mosè. When they go to the sacred place, quando vanno nei loro siti sacri. They do the same thing. Fanno sempre le stesse cose. For the last 5,000 years. Che hanno fatto negli ultimi 5,000 anni. And then now in Italy. E adesso in Italia. We do the same. Facciamo sempre le stesse cose. I was in Roma. Sono stato a Roma. And there are 900 churches. E loro hanno lì 900 chiese. And they go in and do the same. E vanno dentro e fanno sempre le stesse cose. Everybody does it because that's the way it's done. E ognuno lo fa perché si fa così. But nobody asks. Ma nessuno chiede. Why do we do it like that? Perché lo facciamo proprio così? Because that's the spirit which is gone. E questo è lo spirito che si è perso. So I had to really work hard. Perciò io ho fatto veramente un lavoro duro. Not to repeat. Per non ripetere. Because my grandmother's biggest fear, perché la paura più grande di mia nonna era prima di morire nel 1969 è di lasciarsi dietro dei rituali. She worked so hard. Lei ha lavorato duramente proprio for her 50 grandchildren, per i suoi 50 nipotini, to make sure that they all understand, per assicurarsi che loro tutti comprendevano that you are a living person, che sei una persona viva, you need to continually grow inside yourself, e devi continuamente crescere dentro di te, and sooner or later
e prima o poi your ceremony will begin to open. La tua cerimonia comincerà a aprirsi and it will become a flower. E diventerà un fiore. A beautiful flower. Un fiore bellissimo. But the, when you come to a full blossom, e quando proprio fiorisci in pieno, seeds are born. Nasceranno dei semi. But because we live in this world, e siccome viviamo in questo mondo, the winds of change will come. I venti del cambiamento arriveranno. And it will blow away. E loro soffieranno via questi semi. But then another ceremony is born. Ma poi un'altra cerimonia somewhere sarà else. Nata in un altro posto. It's no longer mine. Non è più la mia cerimonia. But I started it. Ma io l'ho iniziata. But then another flower will come. E poi crescerà un altro fiore. E si aprirà in un, pienamente in un fiore bellissimo. The winds of change will come. Poi i venti del cambiamento then verranno. Another ceremony is born. E poi nascerà un'altra cerimonia. So we begin to celebrate our life. E così cominceremo a celebrare la nostra vita. Like a ceremony. Come una cerimonia. That's the difference. Questa è la differenza. Oh-ho! Oh!